Cosa fa Federica Pellegrini quando non nuota? Mi aggiunge su PewDiePie Tuber Simulator. Bentornati cacciatori e benvenuti a questo nuovo video qua, Bergaster, per continuare a cazzeggiare un po' insieme su PewDiePie Tuber Simulator. E come avrete visto già dal caricamento, è tutto diventato un po' in tema Halloween. Ci stiamo infatti avvicinando al 31 dicembre. Cominciamo a riscattare 8 milioni di visualizzazioni come premio giornaliero, che male mi hanno detto che non fa. Ma la schermata di caricamento ovviamente non è l'unica cosa che hanno cambiato per l'evento, stavo per dire l'evento natalizio, no, l'evento di Halloween. Beh, innanzitutto mi sono messo la testa da teschio, quella me la sono, anzi me l'avete regalata voi, con gli scorsi regali nella scorsa puntata. Hanno aggiunto tutta una serie di nuovi oggetti nel mercato, nel negozio, che andremo a vedere, direi subito. Dovrebbero essere qua, sotto la voce Halloween. Abbiamo zucca, borsetta di caramelle, caramella singola. Questa finestra sì, ok, che è un po' rovinata, però non mi sa poi tanto. Foglie secche, totem di roccia con sculture misteriose carine. Aquila sponsor, mi sei mancata, vieni qui. No! Cosa ti hanno fatto Aquila sponsor? Un Aquila sponsor zombie! Che ci porta le zucche, anziché i regali. Quante cose... E gli altri oggetti sono invece... La zucca immancabile, il lampione misterioso spooky spooky scary, recinzione, cosa? E tutti danno questi punti Halloween. Voi dite non è né scienza né casa né... Infatti hanno aggiunto una nuova sezione nei video che è la sezione Halloween. E adesso andremo a vedere quindi ragnatele e candele nere. Quindi una figata, andiamo a vedere infatti che nei video di tendenza c'è il tema Halloween. Abbiamo fatto tutti i video che abbiamo fatto sono in tema Halloween, almeno uno dei due temi, e anche tutti quelli che possiamo fare almeno uno dei due temi è tema Halloween. E hanno anche finalmente sbloccato del tutto le funzioni social, queste qua, vedete che c'è un 4 anziché un 1, sono tutte e 4 sbloccate, le andremo a vedere tra un attimo, non prima ovviamente di... No, beh, possiamo andarle a vedere subito. Andiamo innanzitutto a vedere che tutte e 4 le voci adesso sono sbloccate, nessuna più è bloccata, l'altra volta c'era solo pubblica la mia stanza. Ma adesso andremo un po' più nel dettaglio, cominciamo a connetterci con i nostri cari amici cacciatori. I regali ve li ho già inviati poco fa, non vi preoccupate. Stavamo dicendo accettare i vostri regali, 121 regali, 2 oggetti sbloccati, 3 banconote, 1600 iscritti e 5 milioni e 700.000 visualizzazioni. Quindi molto, molto bene, li accetto. E mi sono anche tenuto dal passato un po' di regali da aprire. Andiamo ad aprirli. Cosa ci avranno regalato i cacciatori? Beh, un oggetto di livello... livello 6, un microfono ce l'avevo già, ma comunque grazie. Oh, molto bene, saliamo di livello, a livello no 6, abbiamo la lanterna, però un oggetto di livello 6 non mi fa salire più di niente. Sono arrivato a livello 28, salire con l'esperienza è impossibile, è diventato veramente, non lo so. Qualcos'altro? Qualcosa d'altro? Qua no? Beh, tutti gli oggetti purtroppo di livello basso, ma ne abbiamo almeno uno qua. Incapigliature! Magari qualcosa di super figo. Beh, oddio. Con quella pettinatura lì non ci va più in giro nessuno da 30 anni. Per fortuna. Guardate questa in tema Halloween. Se fosse una in tema Halloween, la zucca sarebbe perfetta. Lo zombie. Andiamo a vedere tutte le altre nuove opzioni social. Abbiamo quella che abbiamo già visto, pubblica la mia stanza. Evento Haunted House, quindi casa spaventosa, casa in stile Halloween. La mia non lo è particolarmente, io la iscrivo lo stesso al concorso. Si sa mai, la tua stanza è stata caricata con successo. Players, i giocatori saranno in grado di votare per la tua stanza una volta che l'evento finirà. Ok, scusate la traduzione. Abbiamo poi vota ora, per l'evento Box Fort, ossia la fortezza di scatole di cartone, e possiamo andarle a votare e confrontare la classifica. Cominciamo a vedere la classifica. Non devi più solo pensare di essere il migliore, ma puoi sapere se sei il migliore. E guardate qua, il primo riceve 100 regali. 100 regali. Tutti questi platino ricevono 100 regali. Non è che per caso c'è il nostro nome. Vabbè, perché ci sarebbe dovuto essere il mio nome? Possiamo anche vedere, vedete, questi sono i voti. Il primo ha 107 voti. Adesso andiamo a vedere un po' random, intanto che le votiamo e proviamo insieme questa nuova funzione. Vota ora.
L'evento è fortezza di scatole di cartone, quindi più la stanza si avvicina e più in teoria dovremmo votarla. Possiamo skipparla, quindi non votarla, oppure dargli un cuoricino. E questa la saltiamo perché non è niente di che. Arriva il camion per portarci. La prossima stanza, che caruccia! È di una signora tutta bella calda, di legno, il tavolo ordinato, è proprio la stanza della signora. Pur non essendo proprio in stile fortezza di scatole di cartone, se mi permetti, comunque mi piace molto come stanza. Ben concepita. Questa è una stanza che dovrebbe essere nell'evento del... questa ti metto... Te potessi mettere due. Grande stanza, scatola di cartone e amici ovunque. Oh la la la. Quanta roba, ma non... Quel costume... Dove l'hai trovato? Maledetto sia tu. Nei secoli a venire. Anche quel tavolo da poker è veramente, veramente pieno di roba. Ma non mi piace perché non ha né un tema specifico, né è fatta in modo pulito e né ha niente a che vedere. Beh, tu hai la scrivania a scatola di cartone. Sei assolutamente in tema, ti voto. Tu anche, ti voto. La tua è interessante, ma no. Due scatole di cartone. Beh, rispetto alle altre ne ha due. Le altre di solito non ne hanno nessuna. E tu invece proprio nessuno. Ah, tu c'hai la testa con il visore della realtà virtuale. Sono geloso, quindi non ti voto. Questo evento delle fortezze delle scatole di cartone terminerà appunto tra un giorno, e quindi tra un giorno sapremo se qualcuno ha vinto. Se qualcuno di voi vincesse, ce lo faccia sapere qua sotto nei commenti. Shoutout devastante. Scatole di cartone non ne vedo. Mi spiace. Non ci sono scatole, ma è geniale la stanza. L'esercito di papere... E minchia, l'acquario di meduse è il mio sogno da una vita. Un acquario di meduse è stupendo. Quindi ti voto. Anche la tua testa è carina. Ultime tre stanze, velocemente. Lui si sta preparando alla fortezza di cuscini. Quindi ti voteremo la prossima volta. Lui ha deciso che c'è. Si è iscritto ma non sapeva qual era il tema della sfida. Mentre l'ultimo, aspetto molto dall'ultimo. Niente, però c'è i capelli di Marge. Molto fichi. Da soli ti bastano il mio cuoricino. L'ultimo cuoricino. Marge. Quindi, se volete proseguire anche voi, continuate. Avete la possibilità di vedere tantissime stanze, tantissime opzioni, prendere spunto. E questo era l'evento Boxford. Noi ci siamo iscritti all'evento Haunted House, che termina tra due giorni. E possiamo controllare la classifica dell'evento Check My Crib, che termina da quattro giorni. Non so quale sia attualmente il tema di questo evento. Andiamo quindi a sbloccare le missioni. Pubblica due video alla moda, lo stiamo per far, raggiungi livello 30, aspetta. Pubblica 5 video, anche sale di livello, anche, ma giocare a Puggle possiamo farlo subito dopo questa quella sponsor. E vi avevo promesso nella scorsa puntata il trick definitivo per Puggle. Sono pronto a svelarlo, il trick definitivo per Puggle in teoria. E poi ne ho sentite di cotte di crude. Intanto vediamo il nuovo Puggle versione Halloween, con al posto dei cani gli scheletri e un tema di sottofondo creato ad hoc. E il trucco, a meno a detta di più, sarebbe colpire, non so se potete vedere il cursore del mio mouse, altrimenti metterò delle freccine, o questo pallino, quindi i quattro pallini della seconda fila, il più possibile sopra, dritto, senza che prenda una spinta di lato, ma che rimbalzi il più possibile in verticale e vada giù senza prendere direzioni strane per prendere le ciotole finali. Una cosa del genere. E poi comunque tutti i piani di pallini sotto, qualcosa random può sempre toccarlo e potrebbe non andare bene, ma vedete che noi vi dicevamo i due pallini centrali, ma anche i due pallini laterali. Attenzione, una bella riduzione di 8 ore. Ancora due partitine a Puggle, anche qua non sono stato proprio perfetto, ma infatti non ci dà un cazzo. E l'ultima per fare almeno la missione del Puggle, poi adesso in quelle due ai lati è più difficile farlo perché torna subito. Bisogna avere un gran tempismo, che ci permette di andare in mezzo alle ciotole, cosa vi avevo promesso. Perfetto, benissimo, penso che finalmente sia arrivata l'ora di aprire la rubrica delle 5 migliori stanze dei cacciatori. O almeno dei 5 commenti più popolari dello scorso video. Aquila Zombie. T'ho mancato ma torni. Che fa tipo rima. Te prendo.
6 banconote. Grazie mille. Lanciamo il video, che sicuramente sarà anche questo su Halloween. Halloween è scienza, perché no? E non perdiamo assolutamente altro tempo. Connettiti con gli amici. È il commento più popolare del... Anzi, questa volta partiamo dal quinto. Poi arriviamo al primo. Il primo commento è di Promega con... Cosa fa Federica Pellegrini quando non nuota? Mi aggiunge su PewDiePie Tuber Simulator. Io sono Promega, faccina sorridente, e noi ti andiamo a aggiungere e vedere la tua stanza. Promega. Ecco te qua. Vediamo. Tanto Halloween che viene fuori, zucca. Bozzolo di ragno misterioso sull'armadio, il lampione spaventoso, muri e pavimento nero, la zucca e la caramella sul tavolino. Quindi si sta preparando anche lui alle festività. Bravo. E intanto comunque tutto sommato hai una bellissima stanza, ben organizzata, l'angolino musica, senza strumenti, magari gli piace semplicemente ascoltarla e non suonarla, l'angolino animali slash natura. Devo rubarti l'idea di fare l'angolino animali con quella recensione intorno. Quindi molto bella, molto figa. Andiamo al quarto classificato, che dov'è? 1, 2, 3, 4. Molto semplice, raga. Mi chiamo Alex Baudo. Aggiungetemi. E vedi i cacciatori come sono fatti. Loro t'aggiungono. E t'aggiungo anch'io. Caro, t'ho perso, Alex Baudo. Sei anche il primo. Livello 12. E qua abbiamo una stanza. Torniamo normale, ma vediamo spuntare nell'angolo un pochino del tema Halloween, che magari col tempo, aggiungendo il buon Alex Baudo e facendogli i regali, potranno aumentare. E chi lo sa, permettergli di vincere l'evento di Halloween? Beh, noi siamo qua per questo. Bello anche lo schermo del vecchio Mac. E per il resto ancora una stanza che deve crescere, quindi aggiungetelo e fategli un sacco di regali. Anche tu comunque hai ancora tanta strada da fare, quindi mi raccomando, e mi raccomando cacciatori, tanti regali. Andiamo col prossimo. Aggiungetemi, mi chiamo AlexGame734. Ho una stanza molto bella, secondo me. E se mi aggiungete, io aggiungo voi. Mi sembra un patto. Aquila zombie, Masteria sei molesta, e poi scappi. Anche tu sei subito all'inizio, molto bene Alex Game. Vediamo un po' la tua stanza. Tu mi fai questo. Tu, Alex Game 734, hai deciso di farmi questo, di arrivare e sputtanarmi in faccia tutto il set completo di oggetti super limitati per Halloween, che costano, si possono comprare solamente con le banconote verdi, quindi le avrà salvate, le avrà messe da parte per un casino. C'è il fantasma, il ragno gigante con mille occhi, i pipistrelli, la statua di Edgar Pipistrello, l'albero della paura, l'altare, la zucca, la porta con le mani. Tu ti devi iscrivere all'evento, quello lì, non so quale sia dei tre, quello di Halloween, perché cioè, se questa stanza non è di Halloween, io non so più cosa dire. Allucinante. Anche testa di zucca, non manca niente. Deve giusto finire di mettere la recinzione tutto intorno. Siamo arrivati 3 o 4 consegne in anticipo. Graffi sui muri. Spettacolo. Spettacolo. Non la miglior forse stanza in assoluto che abbia mai visto, ma sicuramente la stanza a tema singolo, a tema specifico, più bella che abbia mai visto. Stupenda. Sono rimasto davvero senza parole. Secondo te è una stanza molto bella? Anche secondo me, stai tranquillo. Ma prossimo, si possono inviare i regali? A quanto pare sì. Ditemi come si fa, mettete like al commento e ditemi cosa volete. Ciao ti dico. Io mi chiamo Lag con 6A. Hai fatto bene a dire con quante A, se ne avrei sicuramente sbagliato. E sotto la L abbiamo Lag, livello 12. Ma che culo! Che culo! Come fai a avere quella testa? La testa di Kimstar. Se non lo conoscete, è uno youtuber americano. E anche tu non sei veramente male come stanza. Si vede che seguendo i cacciatori la gente si sta facendo delle stanze sempre più fighe. I muri mi piacciono. Legno sui muri, nero sul pavimento. Non so bene che divisione stia facendo con quelle pareti di cartone, ma sono sicuro che tipo sarà una zona musica o qualcosa del genere. Il letto, che vi prometto che avremo un letto nella mia stanza, non si può continuare a dormire sul divano. E tutto il resto comunque in regola. Bravissimo, e che figa la testa. Vidiosissimo. E hai anche il mio stesso sfondo, quindi doppio, triplo pollice in su, cioè quello del piede in su, non si vede, ma... Quindi assolutamente bravissimo anche tu. Andiamo al prossimo, che è il primo classificato.
Quanta poca enfasi ci ho messo. Ed è il mio nick è Federicolpo0. Faccio video epici finiti male, XD. Se vengo scelto, compro il poster di Enrico Papi e lo appendo nella mia stanza del gioco. PS, aggiungetemi! E noi ti aggiungiamo Federicolpo0. Federicolopo. Scusatemi se scazzo un po' i vostri nomi. Cosa avrà fatto Federico? Una bellissima e ordinatissima stanza. Bravo davvero. Zona TV compatta e ordinata, con anche qualche aggiunta animale qua e là. La scelta dei muri, ho sempre avuto il pallino di quei muri e non li ho mai messi alla fine, però molto fighi. Le chitarre mi piacciono tantissimo. L'angoletto della batteria con sotto il tappeto, perché siamo esperti. Avete anche la zona pesi, palestra, voglio fare una cosa del genere e ti ruberò l'idea della palestra. Quindi bravissimo, primo classificato. Diamo uno sguardo proprio al tuo faccione da primo classificato. Ciao primo classificato, che bravo che sei, che commenti popolari che fai. Quindi fighissima anche questa stanza. Direi che per oggi questo può dire la parola fine alla nostra rubrica delle migliori stanze dei cacciatori. E tentiamo ancora di far arrivare magari gli oggetti con un po' di Puggle col nuovo aggiornato trucchetto. Tanto Puggle di Halloween. E boh, cos'altro? Aquila zombie giustamente ci chiama l'attenzione. E intanto siamo scesi di 20 milioni di visualizzazioni. Non vi credete che Puggle costi poco, anzi. Vediamo quanto costa a botta. Non prende mai quelle foto da ciotolo. Costa 2 milioni, quasi 3 milioni. E gli oggetti richiedono una settimana essere spediti. E ultima paggolata per gli oggetti, che erano la torcia, la vasca sul tavolino e il non mi ricordo più. Perfetto, hai preso il per proprio questa volta che non serviva. Chiudi Puggle e andiamo a vedere soldi. Prima spedizione. Il divano era il terzo, che sostituisce le due poltroncine che avevo messo in attaccata. Sono uguali, però effettivamente c'è un divano. La tanica ribollente della magia nera, infatti scienza sale di parecchio. 5 cervelli, una banconota e l'ultima spedizione, che è la torcia demoniaca. Ci prepariamo anche noi piano piano ad Halloween, anche se ormai, come vedete, ogni spedizione ci va un bel po'. Ordiniamo subito qualche cosa di Halloween insieme. Mentre vi dico che per questo video può essere abbastanza, vi ricordo, sono Bergaster, un commento qua sotto. Beh, non solo non è mai sgradito, ma in più vi fa anche partecipare all'estrazione dei 5 commenti più popolari di questo video per il prossimo ed essere aggiunti ed essere quindi mostrata la vostra camera a tutti quanti. E noi ci becchiamo, poi metto la zucca, al prossimo video. Bella ragazzi. Le mosche anche fuori! Ah, questo è il villaggio delle mosche! Madonna, si trova di uno...